Buonasera, benvenuti a un porno e mezzo. Ricordo agli spettatori che Di Maio si fa sbattere. Di Battista. No, no, io sono una pizza. Marco Travaglio, lei ha postato in... Sì, l'ho notato. Poi magari ne parliamo. Io trovo impossibile il fatto che Snoco ha preso questa tramvata. Ci sono persone pronte ad aiutarlo. Social di merda. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Proprio gli atti di guerra. Sì, sì, sì. Questo è stato... Sì. Io sono una persona che ha fatto un figlio fuori dal matrimonio. Diventerò nonno per l'undicesima volta. Basta, togliamo l'audio. Le donne, il loro diritto, le famiglie. Allora, Greta Thunberg ha ammonito i potenti della terra al grido di ci state rubando l'eroina. Penso che sia la vittima di Paperino. Già. Ministro Salvini, intanto io mi aspettavo un cazzo di scuse, però pazienza. Le voglio un sacco di bene. Non diciamo sciocchezze, bene. Questa è una trasmissione seria. Bene. Ministro Salvini, tira fuori le palle. Aspetta, mi faccio finire adesso, sesso, vero? No, non lo so, sono... La lascio andare a... Buonasera! Cristi Lemmen. Chiudi quella cazzo di bocca! Consiglio della FICA. Wake up! Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Stiamo chiedendo all'Europa di cambiare sesso e ci costringe a tagliare il pene di Obama e compagnia bella. Mi permetto di dire che se Salvini fa compinare il centrodestra, io mi sciolgo la maestra. Lei ci sta dicendo che l'amore tra lei e Salvini è definitivamente finito. Marco Travaglio oggi ha sbattuto la coca di Di Maio e adesso può cominciare a spacciare. Poco. Io. Noi andiamo in pubblicità e torniamo tra pochi minuti. Così sei tornato a scavarmi. Devi fare il sesso, ok? Dio, porco, come promesso, messo il cazzo. Riduttore di flusso Alena con sensore della temperatura del latte a soli 3,99 euro. Asciuga acqua a solo... Tra poco andrà in discussione la legge anti-LGBT. Tutto confermato. Allora, Berlusconi è stato avvicinato dai 5 Stelle. Lei cosa pensa? Rapidamente... Grazie Tommaso. Sono sempre delle mostre che portano un gran valore scientifico. Lei l'anno scorso abbiamo sicuramente un gran successo. Vedere una mostra. Guardi, mi pagano per fare droga, racket, usura, bravo, terrorismo. Quello... Gli onesti vincono quando sono in Calabria a confiscare un oratorio che diventa un bene della 'ndrangheta. Che cosa manca se alla proposta di Di Maio? Credo che questo sia importante, cioè giocare mettendosi fino in fondo al gioco. In un angolo. Sono innamorato di Salvini. Ma anche di Berlusconi. Che gay. Tutti mi prendono in giro. Non è possibile. Io ritengo che ci siano in Italia 600 miliardi di italiani innocenti incarcerati dagli austriaci. Tappati la bocca e tira fuori le palle. Buonasera e benvenuti a sto cazzo 8 e mezzo 8 e mezzo 8. Buono. Un attimo, ti do subito la parola. Ma un attimo. Tira fuori le palle. Questa è una domanda che mi è stata fatta più volte in questi giorni. No. Perché? Perché no. Comunista, si allontani. Buonasera Massimo Perrico, conduttore qui sulla 7 di Sto Cazzo. Il giornalista Gad Lerner è stato scopato, però mi dice per chi vota. I socialisti, i comunisti sono invece democristiana. Italia. Come mai? Assoluta necessità, sono maggiorata. Scanzi, sa che io sono simpaticissima, Scanzi. Benvenuti a 8 e mezzo, buonasera. Sono abbastanza sorprendente. Fa paura, è orrendo. Questa Salvini oggi ha detto che mia madre è una cosa in una bella pratica. L'ironia. Non è per niente un mio libro. Insomma, uno, forse due, e che vedono mio padre fuori dal PD, ma anche chiedendo un voto contro. Grazie, grazie per Luigi Bersani. Benissimo. No, ma io, guardi, sorrido. Oh. Però... Allora, o fate scattare l'aumento dell'IVA. Ma perché... mi scusi, Dio.
Italia è una cosa ingiusta e stupida. Tanto per cominciare. Tanti auguri, senatore. Massimo Marco Giannini. Io ho sempre detto che il mondo LGBT va governato e non lasciato a Salvini. Del partito, del fascismo LGBT. Sgarbi su Caprenzi. Inutile che coglione, eh? Vaffanculo. Viva la pasta. Berlusconi ama la pasta. Quanto vale il nuovo cazzo di Matteo Renzi? Tu sei convinto che il PD possa essere un nuovo... Sì. Per caso non si verificano certe situazioni. Buonasera, benvenuto Mario. Ci siamo conosciuti la prima volta a Baghdad nel 91. Buonasera, benvenuti a Ottenuto. Arrivederci.